Un saluto a tutti gli amici del canale dal vostro Johnny Break. Finalmente ragazzi vi do il benvenuto in questo nuovo video che in tanti mi avete chiesto. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e abilitate la campanella affinché riceviate le notifiche per i prossimi video che saranno molto interessanti. Allora, in questo video vi farò vedere sostanzialmente come installare PKGJ. Per chi non lo sapesse, PKGJ è un'applicazione che vi permetterà di scaricare i vostri giochi preferiti direttamente sulla vostra PS Vita senza uso di PC. Quindi in qualsiasi momento e dove in qualsiasi posto in cui voi vi troviate e vorrete scaricare un gioco, basta avere una connessione ad internet, una connessione wifi, aprire l'applicazione e avrete praticamente a disposizione un database pieno stracolmo di giochi. Quindi tutti i giochi che voi vorrete scaricare li potete scaricare direttamente da questa applicazione. E cosa molto interessante, l'applicazione, una volta terminato il download del gioco, lo andrà a installare in automatico, quindi voi non dovete fare assolutamente nulla, farà tutto l'applicazione. Quindi, oltre a questo, vi farò vedere anche come installare RetroArch. Per chi non lo sapesse, RetroArch è un'applicazione che emula un sacco di altre console, vintage, con tanti bei giochi. In questo video andremo a vedere come installare RetroArch e come copiare, insomma, io in questo caso ho scaricato Super Mario World, che è un gioco che io possiedo, l'ho scaricato, quindi andremo a vedere come, insomma, configurare RetroArch al meglio e come si avvia questo gioco e come va. Allora, procediamo subito con il video, andiamo ad aprire praticamente Vita Shell. E una volta avviato VitaShell andiamo a premere Start e verifichiamo che su questa opzione Select Button sia selezionato FTP. Ok, allora premiamo Select e come potete vedere ci dà praticamente l'IP e la porta. Questo IP lo andremo a inserire in FileZilla, così da copiare i file che sono sotto al link sotto in questo video. Ok, andiamo a copiare questi file. Allora ragazzi, eccoci qua sul desktop. Adesso iniziamo subito con la procedura di copia dei file. Se non l'avete già fatto, scaricate il pacchetto file che trovate qui sotto al video. Una volta fatto, lo estraete e vi compariranno tutti questi file. Li copierete sul desktop. Allora, innanzitutto dovremmo aver installato sul computer FileZilla. Io ce l'ho già installato, quindi lo avvio. Una volta avviato FileZilla, che ho a fianco un pochettino, ho a fianco così, ok. Una volta aver avviato, come detto, FileZilla, dobbiamo andare sulla PS Vita, esattamente su Vita Shell. Avviamo Vita Shell e una volta avviato Vita Shell dobbiamo premere Select. Io l'ho già impostato in precedenza. Se non sapete come fare, vedete il video che ho pubblicato precedentemente riguardo alla SD2 Vita su 368. Lo trovate nei miei altri video. Ok, una volta che abbiamo premuto Select, come possiamo vedere, la PS Vita si è collegata al router e in questo caso l'indirizzo IP e le porte sono quelle riportate. Io ce l'ho già registrate su FileZilla, sono le stesse. Ok, faccio connetti. Una volta fatto connetti, sulla destra avrò tutto l'interno della PS Vita. Allora, per prima cosa andiamo nella UR0 e andiamo a copiare RetroArch. Bisogna pazientare un po'. Processo quasi terminato. RetroArch l'abbiamo copiato. Copiamo anche PKGJ, poi copiamo anche AutoPlugin, sempre a fianco, ok, e poi dobbiamo anche copiare altre cartelle, tra cui andiamo, allora torniamo innanzitutto indietro e andiamo su UX0. Precisamente in data.
Allora, qui dobbiamo copiare l'intera cartella di RetroArch. Ok, allora, una volta che abbiamo copiato la cartella RetroArch sulla PS Vita, torniamo indietro e dobbiamo andare sempre in UX0, ma questa volta rimaniamo qui. Dobbiamo copiare la cartella PKGI. La copiamo qua. Nel mio caso dice che già c'è. Ok, sovrascrivo. Ok. Abbiamo copiato anche la cartella PKGI. Adesso non mi resta che copiare le ROM. Per copiare le ROM le vado a copiare in copiamole sempre in UX0, va. Ok, abbiamo copiato anche le ROM. Adesso possiamo dire di aver copiato tutto l'occorrente. Allora chiudiamo VitaShell e FileZilla. Ok, adesso andiamo in OR0 e andiamo a installare per prima cosa autoplugin.vpk. Diamo conferma. E aspettiamo il termine della copia. Installiamo anche PKGJ. Confermiamo. Aspettiamo il completamento. Ok. Adesso dobbiamo anche installare RetroArch o RetroArch. Quasi terminato. Ok, terminato. Allora, abbiamo installato ciò che ci serve. Usciamo da VitaShell. Ok, e adesso dovremmo avere le nostre applicazioni, eccole qua, tutte e tre che stanno saltellando. Allora, per prima cosa dobbiamo avviare AutoPlugin. Nel mio caso la versione, o nel vostro caso, perché comunque i file li trovate sotto, è la V3.02. Ed eccoci qua, finalmente AutoPlugin si è partito, l'abbiamo avviato. Allora ci chiede di aggiornare, io non lo aggiorno, premo cerchio e andiamo sulla prima opzione, Install Plugins. Allora selezioniamo UR0 in alto a destra e li installiamo innanzitutto in UR0. Allora, quello che dobbiamo installare sono tre tweak. E il primo è non, questo qua in verde, non PDRM by the official flow. Lo andiamo a installare. Poi dobbiamo installare no PSMDRM by Frank ARCJ. E poi dobbiamo installare per ultimo download enabler by the official flow VitaTweak. Una volta installati questi tre plugin, li andiamo anche a installare in UX0, sempre gli stessi. Ok, e abbiamo terminato. Usciamo da Auto Plugins, facciamo exit. E la console adesso si riavvia. Allora, una volta che la console si è riavviata, possiamo andare su PKGJ, che è la nostra applicazione. Ok, come potete vedere, PKGJ ci caricherà una lista piena di giochi. Adesso andiamo a scaricarne uno. Ne scarico uno misero, nel senso che pesa pochissimo, così giusto per farvi vedere. Vediamo se ne troviamo uno che pesa poco.
Allora, questo è Coconut Doge Revita Leader. Allora, proviamo a scaricare questo. Ok. Allora, premiamo X e il gioco si scaricherà in automatico e si installerà in automatico. Come potete vedere, dove c'è scritto Downloading Game, c'è la barra che piano piano aumenta di percentuale. Quando arrivata alla fine, il gioco viene installato e ha terminato. Cosa importante che preciso, se per qualche motivo uscite dall'applicazione o per altri motivi si blocca il download, dovete premere nuovamente X per farlo insomma proseguire nuovamente. In rari casi in cui il download si blocca in permanente, nel senso che non vi fa più andare né avanti né indietro, dovete entrare con VitaShell e rimuovere il gioco mezzo scaricato per poterlo poi riscaricare. Allora, aspettiamo il completamento del download. 99%. Allora, se vedete, adesso c'è un triangolino vicino al gioco, insomma, selezionato. Quando il gioco viene installato, da triangolo diventerà un cerchio. Ok, come in questo caso, vedete, adesso è diventato un cerchio. Allora, usciamo da Pickup DJ, usciamo, ed ecco qua il gioco, Coconut Doge Revitalized, spero di averlo pronunciato bene. Ok, allora avviamo questo gioco. Come si può vedere, io sto su schermo intero con una PS Vita serie 1000 e un joypad. Allora, è disponibile una versione, ok, eccoci qua. Gioco leggero, un po' cretino, ma bello. Allora, proviamolo subito. Metti le chele sul tesoro. Questo è un gioco che pesa pochissimo, ma comunque è abbastanza divertente. Vai a pigliare le monete. Attenzione a non prendere le pigne o le castagne. No, queste sono castagne, non sono pigne. Se no, se prendiamo una castagna, so fatta a ci nostri. Nel senso che ci facciamo male. Allora, vediamo se riusciamo a fare un bottino di monete. Ok, anche la palla. Non so perché non riusciamo a scoppiarla, visto che abbiamo le chele, comunque. Alle monete. Ok. No, ho perso un rubino, porca miseria. Eccoci qua. Sì, questo è l'elmo. Con questo elmo non ce ne frega più nulla, nemmeno delle pigne o castagne che siano. Distruggiamo tutto. Via. L'elmo l'abbiamo perso. Aia. Ok. Allora, questo è il giochino che abbiamo scaricato con Pickup GJ. Spero che vi è piaciuto. A me un po' piace. Non tantissimo, ma è apprezzatissimo. Ok, usciamo da Pickup GJ e reghiamoci in RetroArch o RetroArch. Avviamo RetroArch o RetroArch e vediamo di riuscire a impostarlo al meglio. O perlomeno, più che impostarlo, dobbiamo... Allora, welcome to RetroArch. Allora, load... Ah, ok, load content dobbiamo fare. Load content UX0 è tipo la Xbox 360 con Freestyle che si faceva load content. Allora, vediamo se riesco a far partire questo benedetto gioco. Ok, come potete vedere, questo è Super Mario World per la Super Nintendo o SNES.
Allora, non vedete lo brutto sto quadrato, perché comunque si può, dall'impostazione di RetroArch si può, come si dice, si può settare il tutto schermo. Ok, adesso vi faccio vedere anche come settarlo. Allora, partiamo subito. Ok, come potete vedere, i giochi per lo SNES si vedono una meraviglia. E se state sul monitor, poi non ne parliamo. Prendiamo il fungo. Ok, allora adesso voglio farvi vedere come sistemare il monitor. Allora, usciamo da RetroArch e ci rientriamo e andiamo a vedere se riusciamo a settare il monitor affinché si veda pieno schermo. Allora, per farlo andiamo su video e ok, aspect ratio 4 terzi custom 32, 8 terzi. Ok, proviamo a mettere 16 noni. No, vediamo un attimo se... Allora, vediamo un attimo se l'ha già impostato. Ok, sembra che l'ha già impostato in 16 noni. Allora, proviamo a farci una partita così. Ok, così è a pieno schermo, o perlomeno sulla PS Vita si vede a pieno schermo, sul monitor o poco poco sotto una striscia nera, ma comunque influisce poco. Poi comunque con le impostazioni del monitor, se volete, potete anche toglierla e abbassare un po' la visuale. Ok, proviamo in 16 noni. Come potete vedere, su PS Vita l'emulatore di RetroArch va piuttosto bene, non si vedono né scatti né frame rate, diciamo, imperfetti, eccetera. Si vede piuttosto limpida, è giocabile al 100% ed è anche piacevole giocarci. Questi sono poi giochi nostalgici che non tutti hanno provato, ma che comunque sono davvero belli da provare. Quindi, se volete altri giochi così, scaricatevi le ROM. Ovviamente per di regola le ROM le dovete possedere, o perlomeno se le scaricate dopo 24 ore le dovete cancellare. Se no vengono a casa e vi picchiano quelli della Nintendo. Poi specialmente in quest'ultimo periodo, che quelli della Nintendo, i padroni della Nintendo, che comunque hanno comunque ragione, non permettono di scaricare le ROM, e più di qualche sito è stato chiuso o oscurato. Comunque, detto ciò, le ROM le andate a mettere insieme nella cartella, come ho fatto io, dove ho messo questa ROM. Poi le avviate con RetroArch. Ok, perfetto. Poi, per quanto riguarda invece, allora usciamo da questo gioco, vi faccio vedere anche un'altra cosa. Per quanto riguarda i giochi PSP e PSX, potete scaricare Adrenaline, che è questa applicazione qua, e la installate sulla console, sempre by default. Questa è la versione 6.61. Ok, l'avviamo nuovamente. Questa si avvia due volte, o perlomeno a me devo premere due volte finché si avvia. Una volta che si è avviata, potete vedere che carica praticamente il sistema operativo della PSP, quella vecchia. Ok, sembra che stiamo giocando su una PSP adesso. Allora, io praticamente qui ho installato Medieval
per PS1. Questo l'ho installato tramite PKGJ, selezionando i giochi PSX. Vi faccio vedere come gira. Gira piuttosto bene. Si vede piuttosto bene anche. È una bella esperienza giocare ai giochi PSX su PS Vita. Poi comunque si vedono bene, quindi l'ho scaricato apposta. Non la scarico, se una cosa non è fatta bene, non la scarico. Non mi piace avere un emulatore che funziona male o se è fatto bene, ok, se no niente. E devo dire che i giochi PSX sulla PS Vita con Adrenaline vanno piuttosto bene, si vedono piuttosto bene. Vi faccio vedere l'anteprima di Medieval. Questo gioco è un gioco che sicuramente quelli degli anni 90 sicuramente ci avranno già giocato su PS1. È un gioco piuttosto bello, che comunque intratteneva i ragazzi e le ragazze dell'epoca su PS1. Possiamo vedere qui questo mezzo scheletro con un occhio che è stato risorto da quella sottospecie di... quel sottospecie di signore, o come dobbiamo chiamarlo. Ok, allora questo gioco è in inglese, però c'è la versione in italiano. Ok. Praticamente in questo gioco dovremmo andare a aiutare questo omino a uccidere i nemici e pian piano trovare dei pass per poter uscire in nuovi mondi, diciamo, in nuovi spazi di gioco. Allora, andiamo a trovare il pass per aprire il cancello. Ok, abbiamo già trovato il pass. Poi, cosa bella di questo gioco, che quando veniamo feriti, per ricaricarci, ci sono praticamente delle bollicine verdi, e queste bollicine verdi ci danno energia. Adesso lo facciamo scappare veloce veloce. Ok. Questi sono i giochi che c'erano su PS1. Fatemi sapere se vi piacciono, scrivetelo sotto nei commenti, e se vi piace questo tipo di video o volete altri video di me, scrivetelo comunque sempre sotto. Cercherò di farne degli altri appena avrò del tempo. E poi altra cosa importante, come ho detto prima, su questo video si può vedere praticamente la console PS Vita sul monitor. Se volete sapere come impostarla affinché anche voi abbiate
la console collegata al monitor e giocare magari col controller della PS3 come sto facendo io o della PS4, scrivetemelo sotto nei commenti, così vi faccio un video e vi spiego come impostare la console al meglio per poterla vedere sul monitor. Ok, intanto vediamo qua le manine che girano sole. Ci sono degli zombie che adesso li massacriamo. Maledetti zombie. Ok. Qui abbiamo un altro pass. I pass ci servono sempre. Ok, questi sono la fonte praticamente energetica che ci dà di nuovo l'energia al massimo. Ok. Opla! Allora, vediamo se il pass è di qua. No, non è di qua il pass. Serve a qualche altra parte. Forse è qua. Ok. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, mi raccomando, spolliciate a più non posso sotto, mettete un sacco di like. Più like mettete e prima faccio il video per vedere la PS Vita sul monitor come sto facendo io adesso. Compatibile ovviamente con PS Vita 1000 serie 2000 entrambe. Ok, perfetto. Usciamo dal gioco? Sì. Adesso usciamo anche da Adrenaline. Vediamo se riusciamo ad uscire anche da Adrenaline. Sapete che non mi ricordo come si fa ad uscire da Adrenaline. Come facciamo adesso ad uscire da Adrenaline? Ok. Ce l'abbiamo fatta. Benissimo. Benissimo. Prima di chiudere però, visto che sono buono oggi, prima di chiudere vi faccio vedere un altro gioco, sempre se ce l'ho qua installato, eccolo qua, che si chiama Super Frog HD. Questo è un gioco spaziale tipo Super Mario, però il personaggio è una rana. Guardate quanto è stupefacente questo gioco. Gioco fatto in Cina sicuramente, perché è LTD. È una società sicuramente cinese o orientale. C'era una volta un magico regno in cui vivevano un principe felice e la sua bellissima futura sposa. Super Frog HD. Avvia. Livello 1. Allora, una piccola anteprima del gioco. Bosco magico. Ok. Allora, questo gioco è un mix fra Super Mario e Sonic, perché se vedete come si muove, guardate come va veloce, sembra Sonic. Con le monetine. Ah, ok. Benissimo. Ok, va benissimo. Il video si conclude qui. Se vi è piaciuto mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Commentate sotto. Se avete bisogno di aiuto, scrivetelo sempre sotto o tramite la pagina Facebook. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima.